Comincia allora l'assenza di desiderio, la lenta liberazione da tutti quei desideri che ci legano al mondo inferiore, da tutte quelle aspirazioni che nelle vite passate, come abbiamo visto, non diedero alcuna soddisfazione allo spirito. Il graduale abbandono di tutti i ceppi che ci tengono legati alla terra, l'eliminazione del desiderio personale e la auto-identificazione col tutto. Colui che in questo modo bada al suo accrescimento non deve essere legato alle rinascite da nessun legame che appartiene alla terra. Gli uomini ritornano sulla terra perché ad essa sono legati, vincolati dalle catene del desiderio che li trattiene sulla ruota delle nascite e delle morti. Ma l'uomo che stiamo ora studiando deve essere libero. Quest'uomo che è libero deve spezzare, per quanto lo riguarda, le catene del desiderio. Una sola cosa deve rimanere che lo avvinca, una sola cosa che lo induca a rinascere, ovvero l'amore per i suoi simili, il desiderio di servire. Egli non è più avvinto alla ruota perché è libero, ma può ritornare e mettere in movimento la ruota una volta di più per l'amore di coloro che ancora vi sono incatenati e presso i quali egli vuole rimanere finché i legami di tutte le anime non saranno sciolti. Diventando libero, egli infrange i legami della necessità. Impara così il perfetto altruismo, impara che ciò che è utile per tutti è appunto ciò che egli sta cercando e che ciò che serve al tutto è ciò e soltanto quanto egli desidera di compiere. E allora egli acquista la fiducia in se stesso, quest'essere che cresce verso la luce, impara ad essere forte, onde poter aiutare, impara a fidarsi del sé, che è il sé di tutto, quello superiore, col quale egli sta identificandosi. Vi è una prova che lo aspetta al varco, sulla quale io devo spendere una parola, perché essa rappresenta forse uno dei più duri cimeli per l'aspirante che sta lavorando nella corte esterna. Quando egli si inoltrò in quella corte, conscio della magnifica gioia che avrebbe trovato oltre la soglia, voltò le spalle a molte cose che rendono lieta la vita dei suoi simili. Ma alle volte sopravviene un'epoca in cui l'anima sembra prendere lo slancio nel vuoto, con la sensazione che nessuna mano si tenda verso la sua nel vuoto, ove non vi è che buio attorno a lui e nulla su cui i suoi piedi possano riposare. Vi sono momenti in questi stadi di crescita dello spirito in cui nulla rimane sulla terra che possa soddisfare, nulla rimane sulla terra che dia un senso di pienezza. Le vecchie amicizie hanno perso alcunché del loro contatto, le delizie della terra hanno perso il loro sapore. Momenti in cui le mani che si protendono verso di noi, benché ci tocchino, non sono da noi avvertite. In cui la roccia sulla quale posiamo i piedi ha perso la sua sicurezza, perché non ci rendiamo ancora conto che è immutabile ed immobile, in cui lo spirito sembra essere pesantemente coperto dal velo dell'illusione e si crede abbandonato e nulla sa dell'aiuto che può trovare. È il vuoto entro cui ogni aspirante ad un dato momento si tuffa, è il vuoto che ogni discepolo ha attraversato. Quando si spalanca davanti allo spirito, questo si ritrae. Quando si spalanca nero e apparentemente senza fondo, colui che sta sull'orlo indietreggia, pieno di paura. Eppure non dovrebbe temere. Fate un tuffo nel vuoto e lo troverete colmo. Saltate nel buio e troverete la roccia sotto i vostri piedi. Abbandonate le mani che vi trattengono indietro e più potenti mani davanti a voi afferreranno le vostre e vi aiuteranno ad avanzare. Quelle sono mani che non vi lasceranno più. La stretta terrena talvolta si allenterà, la mano dell'amico si allontanerà dalla vostra e la lascerà vuota,
ma gli amici che si trovano dall'altra parte non abbandonano mai, per quanto il mondo possa cambiare. Andate dunque audacemente nel buio e nella solitudine e vi accorgerete che la solitudine è la più grande delle illusioni e il buio è costituito da una luce tale che nessuno può più allontanarsene nella vita. Questo, una volta affrontato, viene trovato esso pure una grande illusione e il discepolo, che osa fare il tuffo, si trova ad un tratto dall'altra parte. Così la formazione del carattere prosegue e proseguirà per tante vite future, sempre più nobili a misura che ogni volta è finita, sempre più potente ad ogni gradino superato. Le fondamenta che abbiamo ora progettate sono soltanto le fondamenta dell'edificio al quale ho accennato. E se l'opera compiuta sembra imponente, è perché nella mente dell'architetto l'edificio è completo ed anche quando sono appena tracciate le linee sul terreno, la sua immaginazione vede la costruzione ultimata e sa per quale scopo costruisce. Ed il fine? Ah, le nostre lingue non hanno la possibilità di parlare del fine di quella formazione del carattere. Nessun pennello intriso soltanto nei colori opachi della terra può dipingere alcunché di somigliante alla bellezza di quel perfetto ideale verso il quale noi aspiriamo, anzi, verso il quale noi sappiamo che dovremmo finire per arrivare. Non vi è mai successo di coglierne un lampo nei momenti di silenzio? Non ne avete mai avuto un riflesso quando la terra era immobile e il cielo sereno? Vi è mai capitato di avere un barlume di quegli esseri divini che vivono e si muovono, di coloro che furono uomini ed ora sono più che uomini, superumani nella loro grandezza? Umanità, quale sarà, non come è, salvo che nelle più interne corti del tempio? Se vi è capitato di cogliere un riflesso di ciò nei vostri momenti di pace, quella più profonda, non occorrono più le mie parole. Voi sapete della compassione che a tutta prima sembra pervadere tutto l'essere, così radiosa nella sua perfezione, così gloriosa nella sua divinità. Tenerezza tanto potente che si può abbassare fino al più abietto, come trascendere il più elevato. Che riconosce il più debole sforzo come la più bella riuscita, anzi, che è più tenero verso il debole che non verso il potente, perché al debole maggiormente giova l'aiuto della simpatia immutabile, l'amore che non pare divino solo perché è tanto umano, nel quale realizziamo che uomo e Dio sono tutt'uno. Ed oltre alla tenerezza, la forza. La forza che da nulla può essere cambiata, che ha in sé le qualità delle fondamenta dell'universo, sulle quali tutti i mondi potrebbero essere costruiti, eppure non venire smosse, una forza infinita, unita a compassione illimitata. Come possono queste qualità trovarsi in un medesimo essere ed armonizzare con tanta assoluta perfezione? Ed ancora, la radiosità della gioia, la gioia di aver conquistato, la gioia che vorrebbe tutti gli altri partecipi della propria beatitudine, il radioso splendore del sole che non conosce ombra, la gloria della conquista che annuncia che tutti vinceranno, la gioia negli occhi che vedono al di là del dolore e che anche vedendo la sofferenza sanno che in ultimo vi è la pace. Tenerezza e forza e gioia e pace infinita, pace senza una grinza, serenità che nulla può turbare. Tale è il lampo che potete aver colto dal divino, tale è il riflesso dell'ideale che un giorno noi diventeremo. E se osiamo alzare gli occhi tanto in alto, è perché i loro piedi tuttora calcano la terra ove i nostri camminano. Essi sono saliti in alto al di sopra di noi.
e ci trascendono, non perché ci abbandonano, anche se sotto tutti gli aspetti essi ci oltrepassano. Tutta l'umanità dimora nel cuore del Maestro, e dove l'umanità dimora, noi, suoi figli, possiamo osare di dimorare.